Sportivi tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. Scusate la voce ridotta ai minimi termini, oggi mi dovrei venire in soccorso. Peraltro io in queste condizioni, Cristian ancora peggio, quindi E gli oggi la interisti trasmissione, peggio di tutti come praticamente, sempre del come resto, ma vi sempre siete d'altronde, abituati, quindi diciamo nella sopporto, sofferenza, no? Ti però sei messo vederti così non mi piace, ti il colore del preferisco più. Sassuolo. Lascia, non mi accoltellare, per favore, che ho avuto tre dolori grandissimi. Il Mi stavi primo raccontando con però che hai visto la partita in un contesto che ti è piaciuto, insomma, quella del del Bari, non Bari, quella sì. di lì. Sì, mi è piaciuto. Sono stato invitato nella Bari Siamo Noi di Sì, di Franco Spagnolo, sì. Franco Spagnoli. Mi sono trovato in un. Era da anni che non mi emozionavo così. C'erano 200 persone, 150 persone. Con una passione infantile, peraltro una compostezza anche, con una capacità anche di sopportazione della malasorte stavolta. E ti dirò che sono pure incazzato veramente, perché Franco mi ha confidato che molto probabilmente lo chiuderà il club a luglio se non riceve un piccolo aiuto da parte della società, non ti dico quale perché sono fatti loro, ma credo che sia assurdo che una società non debba aiutare club che entusiasmano così fortemente la tifoseria. Magari gli aiuteranno in altro modo e hanno un'idea diversa della Sono strategia piccoli di. patti. No, 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 basta. Non giustificare la società perché non ha senso. È un piccolo patto, una piccola cosa che la Ok, società l'anno scorso vabbè, fatti gli loro. ha dato a loro e che però è necessaria per tenere in vita questi luoghi qua. Che tanta gente, uomini, donne, così legate. Alla squadra io non li vedevo da Ti è piaciuta la tempo, insomma. partita, Francesco? Mi è piaciuta moltissimo e mi ha fatto disperare altrettanto, perché stavolta veramente il destino è stato decisivo, insomma. Li ho trovati molto combattivi, ci sono degli autentici signori in campo, che a me piace moltissimo Nenè, lo trovo composto, proprio serio, i brasiliani portano fortuna. Mi piace molto lo scozzese Anderson, lo trovo un giocatore di categoria superiore. E certo, questa volta il destino ci ha dato un brutto sgambetto perché potevano assolutamente vincere la partita e probabilmente è stato decisivo anche l'arbitraggio. Ti dirò che mentre tu parlavi con il tono della voce un po' disfatto, mi sono ricordato che proprio in questa trasmissione mi ha invitato all'inizio del campionato e un tifoso che mi insospettì allora perché il Parma era Sì. molto dietro nelle posizioni, disse: fate attenzione che il Parma sarà aiutato dagli arbitri. Ho avuto sto flashback adesso Ti è sembrata una squadra mi è minimo sembrato rispettata dagli arbitri, sì, sì. lui disse, sarà promossa, ma fu una predizione che non detti due lì come sempre, insomma, sai, cioè, abbiamo sempre i pregiudizi, pensiamo sempre di essere noi depositari della verità. Lui invece disse il Parma salirà e sarà aiutato dagli arbitri. Porca miseria, a vedere sta Prendiamo una partita. telefonata, Francesco, pronto? Sì. Ciao Enzo, sono Pasquale, ciao Ciao, Enzo. ciao Pasquale. Anch'io sono Enzo, Immagino sono che sia Enzo. stato a Parma, insomma, infatti. Sì. Ma sì, come mi siamo detto, saremmo stati massicci e lo siamo stati. La voce lo dimostra. Sugli spalti, come sempre, abbiamo vinto alla Sì. grande. Io ho un coro prima della partita in cui tifavamo a Bari che rimbombava lo stadio. Volevo fare due considerazioni sulla partita. L'aspetto positivo è che abbiamo visto una squadra che atleticamente era superiore al Parma, cioè il Sì. Bari ha dimostrato, e questo è incoraggiante per il futuro, di essere più in palla del Parma e per larghi tratti abbiamo tenuto la palla Anche noi. in 10 alla fine, sì. Peccato però che non abbiamo a centrocampo quei giocatori come loro, Loano, Dezzi, Barilla, Ciciretti, che sono capaci di fare cambio gioco con delle aperture di diversi metri, mentre noi invece giochiamo col possesso palla e cerchiamo di arrivare con la palla quasi in porta. Io contraddico l'ospite perché Mimè ieri ha fatto una prestazione al di sotto delle sue possibilità ed è stato uno dei problemi di questa squadra perché con un giocatore veloce tipo un C6 ieri forse avremmo fatto qualcosa in più. Chi è stato Soprattutto il migliore del Bari secondo te a Parma? il mio del Bari a Parma è stato sicuramente tre giocatori, sicuramente Mikai che è tornato a livelli molto, molto buoni, Gionber e Bascia. Ma io dico, faccio una considerazione importante, è che Sabelli per tutta la partita è stato messo in mezzo da Barilla e di Gaudio. Certe volte c'era anche Gagliolo, quindi sul gol non gli do nessuna colpa perché è stato da solo lì e il tecnico, l'errore che ha commesso è che non è riuscito mai a portare Henderson in posizione, l'ha lasciato sempre da solo e lui quasi sempre è stato impeccabile. Tutto il primo tempo Sabelli ha fatto una gran partita.
Il gol è un episodio, ma nasce un errore di Balkovic. Su quella fascia Balkovic non scende mai, non scende mai. E io spero che se risolviamo due o tre elementi, che riusciamo a mettere un giocatore, spero economo in difesa al posto di Emperor, De Lia sulla fascia sinistra e una punta veloce che dovrà essere Andrada di fianco a Floro Flores, che ieri è confermato di essere un giocatore da un tempo al massimo, noi ce la giochiamo con tutti. Grazie, grazie per il tuo intervento, grazie. Allora, è un'analisi molto dettagliata del nostro amico, non mi permetto di giudicare i calciatori tecnicamente. Quando dicevo che Nenè è un signore caratterialmente, è uno che sa stare in campo, che è rispettoso, apprezzo le sue qualità, diciamo, umane. E morali, non mi interessa come cioè, o meglio, mi interessa, ma non mi cimento nel giudizio tecnico. So che ti piace molto anche Bascia, tra poco lo sentiamo, va bene. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Nicola, ciao. Ciao, ciao, saluti anche a Francesco Montenegro. Buongiorno. È sempre un piacere vedere il tuo... Grazie. Senti, Enzo, allora, riguardo quello che dice San Francesco, cioè sul fatto che noi reclamiamo sempre i torti arbitrali, io non sono io quello che l'ha detto in trasmissione da voi che ha sentito Francesco, ma bensì quando c'è il 91esimo minuto a caldo dopo la partita, io con Salvatore Guastella ho un contenzioso sempre aperto e Salvatore mi dice sempre non doveva andare la colpa agli arbitri. Ma Salvatore è stato mentito sabato. Quello che volevo dire è questo, cioè nel senso riguardo la partita di penso che poteva essere la partita riscatto di Galano, però che con Ima non si va da nessuna parte. Bravo, grazie, ciao, grazie ciao. Nicola, con chi non gioca ha sempre ragione. Facciamo adesso un break sentendo cosa ha detto Bascia al termine della partita. Sono state delle partite magari quando non dovevamo vincere, abbiamo vinto. Oggi purtroppo non siamo riusciti a vincere questa partita, sicuramente meritavamo almeno un pareggio, anche se il pareggio magari non avrebbe cambiato nulla sulla posizione in classifica, però sicuramente brucia tanto perché là è la squadra che credo che abbia creato un paio di occasioni nel primo tempo, poi abbiamo avuto i due legni nel secondo. È un peccato perché c'erano i presupposti per fare bene. Adesso peccato, l'unica cosa che ci rimane è pensare subito al Carpi perché dobbiamo mantenere almeno il sesto posto in classifica per poter giocare davanti ai nostri tifosi. E noi sicuramente in campo dobbiamo protestare perché credo che da quello che mi è stato detto il contatto con Enel nel primo tempo più o meno c'era rigore, poi io mi ricordo che si sbracciavano Emperor e Ceravolo e però l'arbitro ha deciso di buttarlo fuori, però mi sembrano un po'... diciamo decisione così facile dell'arbitro come è successo con Marrone a Palermo che comunque è stato espulso, però non ha senso piangere di queste cose qua perché comunque la squadra ha dimostrato di esserci anche in 10 come l'ha fatto a Palermo che abbiamo ripreso il risultato, eravamo in 10, poi ci siamo difesi in 9 e credo che la squadra stia dimostrando che ha una grande mentalità e soprattutto una personalità incredibile perché comunque in qualsiasi campo vada a giocare il Bari c'è. Eccoci insieme con i Biancherosso TV Sport, con Francesco Monteleone. Francesco, avrebbero meritato anche un risultato i tifosi del Bari, 1700 tifosi a Parma. Tu che hai seguito per tanti anni un po' come dire, la tifoseria del Bari anche nei suoi spostamenti, cosa c'è dietro questo fenomeno? Perché in effetti ormai non gira più nessuno, quelli del Bari continuano ad andare in giro, insomma. È diventata una comunità, si vogliono bene, il segreto di questa tifoseria, il colpo d'occhio in televisione era spaventoso effettivamente, riempiono le curve come non si faceva da anni. Si vogliono bene, è diventata una comunione, un modo di stare insieme, perché le cose che... Guarda, hai detto una cosa, come al solito, molto interessante, perché si è vista un'immagine durante la telecronaca di Sky... Prima della partita, nella curva del Bari, 4-5 che si abbracciavano e giravano come dei bambini, c'è una specie di girotondo come dei bambini. È una comunità, ma il segreto del successo, lo dice un grande fisico, ed è quello che secondo me hanno ancora capito in parte i dirigenti di questa squadra. Il primo segreto del successo è entusiasmare e poi portare lontano. La tifoseria del Bari è una... tifoseria entusiasmata, dalla gioia di stare insieme, dall'attaccamento alla città, dall'amore
per un sogno che non riesce a realizzarsi, che chissà quando si realizzerà, perché poi sta sofferenza ce la portiamo tutti. E questa però loro comunione spirituale è diventata tifoseria, peraltro civilissima, e ti dirò che l'ho apprezzata molto, anche se devo dirti, scusami se mi hai dato l'assist, sì, tu che sei incapace di dare assist calcisticamente. La tifoseria che più mi ha commosso ieri è stata quella del Benevento. Sì, non ho mai visto niente di così bello. Perfino quelli di 90° minuto sono stati una festa. Sì, si sono abbracciati nella sconfitta, dimostrando una cosa precisa: in realtà nel calcio non esiste la sconfitta. Non esiste. Il calcio, come diceva Bascia prima, è fatto di ellissi ed eclissi. E quindi certe volte si vince, certe volte si perde. C'è la dignità. Sì, una sconfitta, esatto, che salva lo stesso risultato. Insomma. Si sono abbracciati, il centravanti lungo, quello spilungone di colore, abbracciati, il pubblico cantava insieme alla squadra. Mi sono commosso come raramente accade, anche vedendo loro. Ma questo anche i nostri lo fanno. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì. Pronto? È saltata forse. Dovremmo avere un'altra telefonata, aspettiamo ancora qualche istante. Abbiamo uno strano ritorno, non so se è il ritorno della telefonata. Pronto? Niente, facciamo così. Nel frattempo, mentre recuperiamo la telefonata, sentiamo cosa ha detto il tecnico del Parma da Versa. Se siamo pronti, sentiamo da Versa, che ha detto che il Parma ha meritato il successo. A mio avviso il pareggio sarebbe stato stretto al Bari, però sentiamo cosa ha detto da Versa. Potenzialmente credo che il Bari sia una delle squadre più attrezzate, come dimostra il fatto che i subentranti, si chiamano Franco Brienza e Floro Flores, quindi non era semplice, perché dopo quello che è successo a Cesena, sotto l'aspetto mentale, credo che non era facile ripartire. Non sono stati bravi a trovare la giusta concentrazione, ma soprattutto credere nei propri mezzi e ripartire facendo una partita dentro casa, ripeto, contro il valore di una squadra avversaria molto importante. Credo che nel finale siamo stati anche un po' fortunati, però se si va ad analizzare un po' tutta la partita, abbiamo avuto diverse situazioni dove potevamo concretizzare per quanto riguarda azioni di gioco, loro più da fuori, tiri da fuori area, però credo che nell'arco dei 90 minuti il risultato sia giusto. No, ve lo dico perché tanto gira voce per Parma che io ho fatto a botte con Ceravo, che non lo faccio giocare perché ho fatto, cioè, per correttezza vi dico quello che è successo: si è comportato non in maniera idonea durante un allenamento per la seconda volta e ho preferito non convocarlo, perché ci vuole un rispetto per i propri compagni, per se stesso e per una società con cui stai giocando. Ma è finita lì, domani si raggregherà la squadra, perché credo che per andare in campo, oltre ad avere una condizione fisica, bisogna avere anche una condizione mentale a posto. Parlava di Da Cruz, da Versa, che non è stato convocato per motivi disciplinari in occasione della gara contro il Bari. Il Parma ti è sembrato una squadra che può finire in Serie A invece? Purtroppo sì, perché sono un po' fortunati. Poi, lo sai, io credo molto nelle città di Serie A e di Serie B. Parma è una città di Serie A, è una piazza che ha una grande tradizione. È un po' come la Juventus, hanno tutti i reparti che funzionano allo stesso modo e quindi quella sintonia, quella sincronia, quella capacità di lavorare insieme alla fine ti portano lontano. Il risultato non è mai giusto, come dicono loro, usano sempre un aggettivo sbagliato. Il risultato è veritiero, è veritiero, perché ieri la cattiva sorte, diciamo, ci ha turlupinati un po', ma il Bari ha dimostrato grandissima tenacia. Una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Michele. Ciao Michele, parte. ciao. Niente, innanzitutto volevo dirti una cosa, Enzo, ma perché non facciamo niente più spesso a Frank? Grazie. Ha da fare, i suoi impegni. È un godimento, veramente. Grazie. Io lo conosco solo in televisione, non è che ci conosciamo, però gliene ha favoli. E poi un'altra cosa, scusate se mi sono allargato un po'. Niente, Enzo, per quanto riguarda Galano, io Galano l'ho visto crescere da quando si a Osetto Giovanile, sì. È veramente, mi fa male vederlo così. Non lo possiamo lasciare un po' in pace Galano, perché Galano sembra che è rimasto a Barifoggia. È vero, Galano è incredibile, non lo so, quello forse che è accaduto. Sbaglio, non lo so. Incredibile quello che è accaduto, perché Galano ha segnato 13 gol in giro di andata,
0 nel girone di ritorno. È pazzesca l'involuzione di Christian, che pure noi riteniamo essere un eccellente calciatore. Che cosa può scattare in un calciatore che all'andata ha praticamente tenuto su il Bari ed ora che servirebbe i suoi gol per fare la differenza non c'è più? Ma non è difficile sta cosa, questa dovrai affrontarla più spesso questa questione, perché i giocatori sono forti tecnicamente come lui, ma come ripeto sempre, ogni volta, qui e altrove, vanno anche allenati mentalmente. Galano è un po' fragile, nel senso che avverte molto l'umore e la sintonia del pubblico. E si perde poi. Ci deve essere stato qualche cosa che gli ha fatto perdere la fiducia in se stesso, sì. Perché lui è un fuoriclasse. E allora in quel caso ci vuole una figura, diciamo, affiancata alla società, che non è l'allenatore, perché l'allenatore allena tecnicamente i calciatori. Questi sono problemi di tipo psicologico. Lì ci voleva qualcuno che semplicemente gli facesse capire che deve riprendere un po' di fiducia in se stesso, ne ha i mezzi. Invece io l'ho visto proprio, ha ragione lui, crollare un po' per volta e sempre, come dire, estraniarsi sempre più dal gioco fino ad autodistruggersi. L'autodistruzione è un fenomeno preciso, non è un fatto casuale, Enzo, non è un fatto casuale. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Eccoci, ciao. Pronto? Ciao Ettore, ciao, ciao. Ciao Enzo, saluto te e il tuo favoloso ospite. Buongiorno. Senti Enzo, voglio quanti fare complimenti due... oggi Francesco, favoloso. Esagerati. Sarà la camicia voglio verde. Fare due considerazioni veloci. Sì, sì. Una, la prima si basa sui numeri. Sì. Come sempre si basa sui numeri. Sì. Cioè il Bari ha fatto 34 punti girone di andata, sì. Ne ha 30 il girone di ritorno, sì. E quindi al massimo arriva a 33 il girone di ritorno, sì. Il che vuol dire che gli acquisti di gennaio non hanno modificato l'andazzo del girone d'andata, cioè non c'è stato il miglioramento. Okay. La seconda considerazione, ti pregherei di chiarire un punto fondamentale. Se il Bari superasse il Cittadello, o in caso fuori a seconda della penalizzazione, sì. Ecco, io vorrei sapere, e così come me altre persone, se deve incontrare la terza o la quarta del la quarta. Che non fanno il turno preliminare. La ecco, quarta. Se puoi chiarire questo punto. La quarta, no, la terza deve incontrare. Grazie. Il Bari incontrerebbe la terza, credo, perché comunque. Essendo lo scontro fra la sesta e la settima, si dà un vantaggio alla quinta classificata, che ha la possibilità di incontrare la quarta. Quindi il Bari incontrerebbe la terza, come dire che il Bari, stando questa classifica, in semifinale potrebbe incontrare di nuovo il Parma. Adesso magari vediamo questo benedetto regolamento che sembra un esame universitario, però credo che non ci siano dubbi da questo punto di vista. Essendo il Bari sesto o settimo, dovesse passare il turno, incontrerebbe chi praticamente sta più su, quindi praticamente il Bari dovrebbe incontrare il Parma allo stato attuale, la terza in classifica in gara d'andata e ritorno, con andata a Bari e ritorno a Parma. Questo dovrebbe essere il regolamento. Io credo che la quinta giocherebbe con la quarta, perché la quinta deve avere pure un privilegio che non è soltanto quello di giocare contro l'ottava in classifica, però tra poco magari diamo uno sguardo, lo facciamo dare a Michele Carofiglio, vi diamo conferma, però dovrebbero stare così le cose. Però andiamo in pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme col Biancherosso TV Sport. Eccoci insieme, terza e ultima parte del Biancherosso TV Sport con Francesco Monteleone, 080-501-9998. Mando un saluto a Cristian, è più acciaccato di te, mi sembra di salutiamo stare in un reparto del policlinico oggi, cioè l'unico sano è di Montrone. Laringite pure. Contro tracheite. Mi ha isolato totalmente a infatti, questo giro. Infatti, va bene. Allora vediamo che dice Michele, secondo voi com'è possibile che un giocatore come Galano sparisca così? Sarà l'allenatore che non lo sa gestire oppure è un problema contrattuale? I problemi li conosce sicuramente soltanto Galano, non li conoscono altri.
Luigi, basta con questi errori arbitrali a sfavore, ci sarà il VAR l'anno prossimo, si sta pensando al VAR in Serie B. Remo, secondo voi la sconfitta di Parma può essere addebitata agli errori dei singoli, vedi Isabelli, Balcovez, Nenè ad esempio? Beh, qualche errore individuale fa sempre la differenza poi in una partita di calcio, però diciamo che i gol si subiscono, si fanno per un errore quasi sempre, perché fosse la partita perfetta non ci sarebbero errori. Luca, la società economicamente al sicuro, si rischia grosso a parte eventuali penalità a fine stagione, insomma questo lo staremo a vedere, insomma io credo che il Bari risolverebbe sicuramente gran parte dei suoi problemi con la promozione in Serie A, perché insomma a me fanno ridere quelli che dicono ma il Bari non vuole andare in Serie A, è come avere 30 milioni di euro a terra e lasciarli lì. Poi sul discorso che ci possa essere qualche difficoltà o meno, insomma dobbiamo capire innanzitutto quello che accade domani. Poi insomma vedremo esattamente qual è la situazione, insomma vedremo dai segnali come stanno le cose. Prima di questo deferimento tutto era andato liscio. Mirko, ma la società agevolazioni per i tifosi zero, mi sembra di capire che almeno al momento non siano in cantiere queste decisioni, perché la linea di pensiero della società è che si debbano privilegiare gli abbonati, quelli che hanno preso a scatola chiusa il pacchetto Bari. C'è una telefonata, pronto? Sì, buongiorno a voi, ciao Enzo, sono Pietro Ospi, sono Beppe. Ciao Beppe, ciao. Volevo porvi una considerazione. Visto l'ultimo playoff a cui abbiamo partecipato, dove con i latini agli arbitri ci erano combinati tutti i colori, sì. Vi pregherei come giornalisti di cominciare ad alzare l'attenzione, perché il discorso Parma è un discorso evidente. Andate a vedere il gol annullato alla Ternana contro il, sì, Parma, i due rigori non dati a noi. Quindi c'è questo favoritismo nei confronti dei parmensi. Però soprattutto che non debbano di nuovo prenderci per i fondelli come è accaduto quell'anno della famosa rimontata, dove siamo stati buttati fuori da due killer mandati appositamente per, secondo me mi assumo responsabilità di quello che dico, per punire l'allora neopresidente Papalesta, che aveva ancora una diatriba in atto con tutta la classe arbitrale. Grazie per il tuo intervento, grazie del tuo intervento, però io sfuggo a questi pensieri, a queste congetture, ai progetti, perché altrimenti che cosa parliamo? Insomma, non lo so, per me esistono gli errori arbitrali. Indubbiamente a Parma il Bari è stato svantaggiato, ma se avessero voluto affondare il Bari l'avrebbero fatto tranquillamente dando il rigore della gara in casa contro il Novara, un rigore nettissimo. Quel giorno, se il Bari avesse perso in casa contro il Novara, la squadra probabilmente sarebbe o crollata o comunque avrebbe risentito del colpo. Invece l'arbitro non vide un rigore clamoroso per il Mani di Floro Flores in area di rigore. Come vedete gli errori poi stanno da tutte le parti. Poi non credo che alla fine si equivalgono, perché ci sono squadre che hanno subito di più, non credo alla comparazione delle situazioni, perché a volte ti può andare bene, a volte ti può andare male. Certo è che a Parma l'arbitro, che pure apprezzo molto, perché per me è un arbitro molto bravo e mi piace anche l'atteggiamento che è in campo, cioè di Paolo De Avezzano, a mio avviso l'errore grosso lo commette non tanto sulla spinta Brienza, perché là insomma è difficile che un arbitro dia un rigore per una palla che sta andando a fondo campo. Per me l'errore grosso è, ma figlio anche del modo di fare degli arbitri, è su quella spinta clamorosa ai danni di Floro Flores. Ma siccome c'era tanta gente in area di rigore, lì gli arbitri, per lavarsene le mani, fischiano il fallo di confusione, sempre a favore del difendente, mai di chi attacca. Invece lì, a mio avviso, c'era un rigore sacrosanto, solare, in favore del Bari. Poi che si voglia spingere il Parma, bisognerebbe seguire tutte le partite del Parma per capire se c'è questa linea di pensiero. Però mi chiedo perché dovrebbero favorire il Parma, perché è un club di tradizione, ma a sto punto dovrebbero anche favorire il Bari, perché il Bari è una grandissima tifoseria. Non lo so, francamente, non lo so, e preferisco non saperlo, perché se dovessi pensare questo, farei fatica persino ad andare in onda, cioè che tutto sia scritto a tavolino, non so se è chiaro. No, come fai ad andare in onda sapendo che tutto è scritto a tavolino, no, o no? Ma non è tutto scritto a tavolino, assolutamente. E hai ragione tu, e chi prima parlava diceva della necessità, della utilità della VAR, perché poi quel rigore lì, che era nettissimo, effettivamente si è visto
ingrandito nella televisione. Netto. Ma lì per lì, in quelle frazioni di secondo, è difficile giudicare. E certamente, probabilmente l'arbitro ha deciso di non punire immediatamente la squadra. Questa è la classifica aggiornata, la volata playoff. Vogliamo vedere insieme come stanno le cose? Questa è la classifica. Vedete il Frosinone che ormai è ad un passo dalla A, deve battere il Foggia, giusto per salire in Serie A. Poi c'è il Parma che credo giochi l'ultima gara in trasferta con lo Spezia fuori casa. Poi l'altra partita, il Palermo, deve giocare invece, vedete la classifica, il Palermo giocherà sul campo della Salernitana. Poi abbiamo il Venezia che gioca col Pescara in casa e lì, a mio avviso, ci sono alte probabilità che la partita finisca in parità, in pareggio, perché Venezia con un pareggio confermerebbe il quinto posto e Pescara si porterebbe in salvo. Poi il Bari, poi Cittadella e infine il Perugia, che ieri ha cambiato l'allenatore. Ricorda un po' quello che fece il Pescara qualche anno fa quando sostituì per i playoff Baroni fuori e fece entrare Oddo in panchina, che poi perse la finale playoff. Insomma, curioso che Nesta risbarchi nel calcio italiano. Senti, che tipo di allenatore tu preferisci? Cioè, ci credi di questi giovani calciatori che... Questi sono... Io non perché prima immaginavamo gli allenatori, sì, in verità, esperti, un po' vecchi, no? Anche se poi vedi Andreazzoli e ti sembra il vecchio allenatore, maestro di calcio, che aiuta molto la squadra. Molto, no? Sì. L'allenatore è, diciamo, come archetipo, un padre di famiglia in realtà. Da sempre. Nella tradizione del calcio l'allenatore è sempre un po' un genitore che assiste, diciamo, che sopporta, che aiuta a crescere i propri figli. Effettivamente è venuta fuori questa generazione di giovani allenatori che vincono parecchio. E perché no? Sono tutti, d'altronde Conte, Mourinho, questa si ringiove rispetto ai vecchi Mazzone, Ren, che erano tutti degli anziani, sembravano dei pensionati. Questi sono più... Certo, il Perugia è stato... Io ho assistito ad una cosa che chi ama il calcio magari può rivedersi. In rete hanno fatto vedere la conferenza stampa di Santo Padre ai tifosi, sì, dopo la fortissima contestazione del derby e della partita persa, sì, con l'Ascoli. E lui a un certo punto, dopo 20 minuti di accorata proprio difesa del suo operato e della lealtà della società, ha detto: voi mi chiedete sempre, voi mi dite sempre che il Perugia non vuole andare in Serie A e mi accusate sempre di accuse, ma io faccio una cosa, chiedo a voi, ma voi volete andare in Serie A? Ha rivoltato la domanda ai tifosi. E questo non è, lui è un po' rozzo come, diciamo, figura, ma è giusta la posizione. Ha detto: rispondetemi voi se volete andare in Serie A, perché io ci rimetto soldi, agitazione. E questo fatto di cambiare allenatore è stata una scelta dolorosa, perché lui credeva molto nel cambio che ha fatto. Adesso Nesta, tu mi dicevi una curiosità molto bella, però si va incontro a Nesta contro Inzaghi, Perugia Venezia, bellissimo, quinta contro ottava, questo potrebbe essere il playoff. Ti chiedo invece se Mancini è l'allenatore giusto per la nazionale, visto che è in Italia per firmare. L'allenatore giusto per la nazionale non è Mancini né nessuno. La nazionale è l'espressione di una nazione, appunto, come dice tautologicamente la parola, e se questa nazione non riprende ad educare i calciatori giovani, a creare le scuole calcio, a creare campionati nei quali giocano i calciatori italiani, o Mancini o il mago più potente del mondo non riusciranno a risolverla la situazione. Ieri devo dirti, ho visto la partita dell'Atalanta, ad eccezione del gol nel finale, che purtroppo mi è finito sullo stomaco, ma perché era segnato il giocatore sbagliato. Però al di là di questo, devo dirti che l'Atalanta gioca il calcio... Gasperini è l'erede di Zeman, è il nuovo Zeman. È straordinario, guarda. Il Gasperini è l'erede di Zeman. È straordinario. È uno che seguo, mi sembra Zeman, mi sembra Zeman giovane, non adesso. Mi sembra Zeman da giovane, coraggioso, fa funzionare tutti i reparti, creativo, si diverte... E anche educato. Un'ultima curiosità, Francesco. Caputo ieri ha segnato il 26esimo gol in questo campionato. È stato un errore grandissimo venderlo. Allora, fu un errore grandissimo nominarlo capitano del Bari, perché non sapeva parlare.
ma sa segnare i gol. Non si vende un giocatore, secondo me, in queste categorie che segna 10-11 gol a campionato. Se ne acquista un altro che insieme a lui ne fa altri 10. Ma vendere un giocatore che fa 12 gol a campionato significa fare sfilare la tela di Penelope. Significa doverne ritrovare un altro che non è facile trovare e commettere un errore grossolano. Lui è stato il più grande errore degli ultimi anni. 26 gol soltanto. Settimo scudetto della Juventus. No, non mi ferire, per favore. Ieri ha perso pure, io sono tifoso del Palmeiras pure, l'Inter, ha perso pure il Palmeiras, quindi tu immagina che batosto ha avuto tra il Bari, il Palmeiras e l'Inter, cioè, la vittoria della Juventus. Ti fai male proprio, sì, a 360 gradi. Sto più acciaccato gradi di te, tu hai perso la voce, Christian, e sei aiutato da un Montronese, io moralmente sto più acciaccato di te. Che bello però che tifi per una squadra di... perdente. Ma bello del... brasiliana, insomma, il Palmeiras è una squadra italiana, insomma. Sì, sì, fondata dagli italiani. Dagli italiani, cioè, biancoverdi. E la fondarono dopo che il Torino, il Pro Vercelli fecero una tournée in Brasile. Ci furono 4 giovani italiani emigranti lì e io c'ho il cuore all'estero perché sono stato emigrante, quindi capisco che si prova. Arrivò il Torino e la Pro Vercelli e fondarono questa squadra. Bello, bellissimo. Grazie Francesco per avermi aiutato, ma oggi in tutti i sensi, perché... avevo bisogno di uno che parlasse quando perde bene. L'Inter mi chiami sempre tu, vorrei che mi chiamassi anche quando poche volte so 5 quindi anni. Mi dai poche possibilità di chiamarti praticamente. Grazie Francesco, grazie anche a voi, domani col biancarosso di Bisport, ciao.